Sì, grazie Presidente. E ho sentito gli interventi dei colleghi De Priamo, Peronzi, della collega del gruppo Misto Montella e Grancio. In realtà, però, in nessuno di questi interventi è stato citato il grande lavoro che ha fatto questa amministrazione sulla legalità. E almeno oggi io mi sarei aspettato che fosse ricordato. Perché oltre a non essere stato ricordato oggi i grandi interventi fatti da questa amministrazione sulla legalità, e quando parlo di questa amministrazione parlo sia dell'amministrazione centrale, quindi del Campidoglio, della sindaca, ma anche dalle amministrazioni dei municipi, e quindi tutto il lavoro fatto su Ostia, sul litorale, tutto il lavoro fatto nel settimo municipio, con l'abbattimento delle villette di Casa Monica. E nessun gruppo oggi si è sentito di ringraziare non questa maggioranza, ma l'amministrazione capitolina per la battaglia e per le battaglie fatte sulla legalità in questi 4 anni. E io almeno oggi mi sarei aspettato da parte di tutti i gruppi politici almeno questo. E invece non c'è stato. Come non c'è stato quando questi interventi sono stati fatti? Quando si è intervenuti sul litorale di Ostia, quando si è intervenuti nel settimo municipio, non c'è stato il giorno dopo nessun complimento da parte di nessuna forza politica del Campidoglio al lavoro fatto dall'amministrazione. E sinceramente a me questo lascia basito. Ha lasciato basito quei giorni, non vedendo poi dichiarazioni a supporto dell'amministrazione da parte di tutte le forze politiche quando questa amministrazione faceva le battaglie sulla legalità, e non si è neanche ricordato oggi il grande lavoro fatto. E oggi invece parliamo del Museo della Legalità. Benissimo, parliamo del Museo della Legalità, ma ricordiamo anche quanto fatto da questa amministrazione sulla legalità. Perché lo stiamo facendo per Roma. La legalità non ha un colore politico, non ha una casa politica, non ha un partito politico. La legalità dovrebbe essere portata avanti da tutti e tutti insieme. Quando vengono fatte delle iniziative volte a questo, tutti i gruppi politici dovrebbero in qualche maniera contribuire, anche ringraziando la stessa amministrazione. E invece non è avvenuto. Non è avvenuto oggi e non è avvenuto ogni qualvolta sono stati fatti interventi. Io sinceramente mi aspetto che quantomeno in dichiarazione di voto, se interverranno i vari gruppi politici, ricorderanno quanto fatto di questa amministrazione. Perché con questa amministrazione Roma ha cominciato a voltare pagina riguardo questo tema. Grazie.